Domenica 24 settembre al CIV ho assistito a qualcosa di epico. Circuito del Mugello. Michele Pirro, dopo aver vinto 8 gare su 8, il sabato conquista un secondo posto che gli vale matematicamente il titolo con 4 gare d'anticipo. Ma la vera impresa l'ha fatta il giorno dopo, in gara 2. In gara 2 Pirro si presenta felice, rilassato e con la consapevolezza che ormai è lui il campione, ma ancora non sa bene quello che lo aspetta. In gara 2 piove. Piove tantissimo, la pista è molto bagnata, al punto che alcuni piloti cadono nel giro di ricognizione. Pirro parte forte, parte fortissimo, e da secondo che era si trova a girare in prima posizione con un gran vantaggio sul secondo. Ma non fa neanche in tempo a uscire dalla prima curva, che la moto lo tradisce. Lo lancia per aria, finisce per terra. Ma la gara di Pirro non è finita qui. Pirro infatti rialza la moto, vede che non ha danni, si rimette in sella e riparte, ultimo con 30 secondi di ritardo. Sai, non è mai detta l'ultima, magari può arrivare in zona punti e magari fare un buon risultato. Nel frattempo, Florian Marinot, pilota francese del team Yamaha, prende il comando della gara e inizia a martellare, mentre dietro di lui la gara si trasforma in un campo di battaglia, un'ecatombe che inizia a far fuori tanti protagonisti. Conforti cade al primo giro, Andreozzi lo segue al secondo, Ciacci cade al terzo, Pasini e Baiocco finiscono la gara al quarto. E mentre nomi illustri abbandonano la pista, dalle retrovie arriva un caccia a Mach 3. Là davanti Marinò sta girando in 2.16, tutti gli altri in 2.18, Pirro in 2.14. E al quarto giro di gara è già dodicesimo. Guardando i tempi, Pirro potrebbe compiere un'impresa e arrivare addirittura nei primi 5. Ma l'ecatombe non finisce qui. Al quinto giro di gara cade Schiavoni, e pochi secondi dopo cade il leader della gara, Florian Marinò. Stava andando fortissimo, stava spingendo come un pazzo, ma il Mugello l'ha tradito. E tutte le sue speranze di portarsi a casa la prima vittoria stagionale finiscono in ghiaia. Così Tamburini, compagno di squadra di Marinò, prende il comando della gara, ma nell'arco di un solo giro Calia lo prende, lo passa e si porta in prima posizione. Nel frattempo, dalle retrovie, Pirro continua a martellare giri record. Lì davanti Calia gira in 2.16, Pirro in 2.12. 4 secondi a giro rifilati a tutti i piloti. E così, all'ottavo giro, accade l'impensabile. Pirro è arrivato nei primi 5, acchiappa Zanetti e lo passa, e ora è quarto. Poi Manfredi, terzo. Poi Tamburini, secondo. Infine, al penultimo giro, prende anche Kevin Calia e lo passa, portandosi al comando e vincendo la gara con 4 secondi di vantaggio sul secondo. Tutto il pubblico del Mugello non ci crede. È qualcosa di incredibile. Da ultimo, con 30 secondi di ritardo, a primo in 12 giri. E sotto il podio esplode la festa. Campione italiano Superbike, Michele! Michele, hai fatto qualcosa di incredibile. Come hai fatto? Non lo so, guarda, non ho ancora realizzato. Adesso quando realizzo dopo vediamo, che ho fatto una roba, penso rimane nella storia. Sì, ci farò un video su questo, lo sai, vero? Ah, va bene, dai. Perché non ho mai visto niente del genere. Bravo Michele, bravissimo. Michele Pirro era caduto. Non aveva nessun motivo per rialzarsi e ripartire. Non aveva nessun senso spingere come un pazzo, rischiando di farsi del male quando già aveva vinto il campionato. E non aveva nessuna speranza di fare un risultato utile. Ma un vero pilota non pensa a questo. Un vero pilota pensa solo a fare il suo mestiere: vincere. Così lui ha rialzato la moto e contro ogni previsione, contro ogni possibile pronostico, si è rimesso in sella, ha iniziato a inanellare una serie di giri veloci ed è arrivato a compiere un'impresa unica. Questo video è dedicato a un grande pilota italiano che spesso vediamo correre in MotoGP, compagno di squadra di Dovizioso Lorenzo, e fare quasi sempre i loro tempi. Michele Pirro, un pilota che oggi ha scritto una pagina di storia e che ha fatto emozionare un intero popolo di appassionati.